Amici di Battista 70 Phone, oggi Lucio ci farà vedere come applicare la pellicola semirigida per S7. Come potete vedere sui bordi praticamente richiama il colore dello smartphone, ne abbiamo anche per gli altri tre colori e abbiamo anche la versione clear. Ora, come di consuetudine, andremo a pulire bene il display, operazione molto importante. Per far sì che poi la pellicola aderisca bene e non rimangano dei pelucchi o ditate o quant'altro. Come al solito in dotazione trovate due pannetti, quello wet e quello dry, e poi c'è anche l'adesivo per rimuovere gli eventuali pelucchi. Ok. Ora passiamo all'operazione di rimozione pelucchi. Ora andiamo ad applicare la pellicola. Come vedete è molto semplice da applicare, poi si rimuovono le bollicine che sono rimaste. Comunque sopra abbiamo un'altra pellicola, nel caso potete anche utilizzare al solito una carta di credito, non sfregate troppo pesantemente. C'è comunque sempre il pannettino per far uscire le bollicine, come vedete escono in maniera abbastanza agevole e semplice. Vedete, basta spingerle e l'aria fuoriesce. Il procedimento è praticamente quello come quello delle varie pellicole normali. Ok, direi che ci siamo. Ancora qualche piccola bollicina da togliere. Sì, poi con l'utilizzo quotidiano le Sì, bollicine vanno via spariscono. comunque, perché questa è semirigida, quindi vanno via con l'utilizzo quotidiano. Però Sì, fa un po' diciamo. l'effetto della vetro, che l'aria fuoriesce da Sì, sola. Ok, però diciamo che meno male, eccoci qua. questo è il risultato. Come potete vedere, colore uniforme, riprende perfettamente il colore dello smartphone, arriva praticamente a filo e in ogni caso potete utilizzare tranquillamente una cover, ad esempio una Ultra Slim TPU che trovate sempre nel nostro shop. Come vedete non si solleva assolutamente e arriva a filo. Come vi dicevo, la trovate nel nostro shop nei quattro colori. Disponibile anche per S7 Age, ovviamente. Ovviamente. Con questo abbiamo concluso. Un saluto da Loris e da Lucio per Battista 70 Phone.